Amen. 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 Gloria a Dio. Amen. Amen. Quanti hanno toccato l'amore di papà? Amen. Gloria a Dio. Quanti credono che Dio ci ama? Amen. Quanti sanno che Dio ci ama in modo fedele? Amen. Tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno è di sperimentare che siamo amati incondizionatamente. Oggi ho parlato con una carissima persona e ho fatto una domanda: qual è la cosa che tu ami sentire predicare di più? E mi ha risposto: è l'amore di Dio. Amen. 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 Oggi continueremo quello che abbiamo condiviso una settimana fa, ma vedendo qualcosa più in profondità, che risponderà ad alcune domande che ognuno di noi ha, soprattutto leggendo la scrittura e soprattutto camminando con il Signore. Ma sono profondamente convinto che questo sarà un giorno in cui Dio inizierà a fare qualcosa di straordinario, soprattutto nelle persone che sono qui per la prima volta. L'amen è gratuito, non è che c'è 50 centesimi. Amen. Ci sono persone che per essere qui hanno fatto centinaia di chilometri. E questo non aggiunge niente chiaramente a quanto Dio ci può dare, ma questo è un segno che Dio sta facendo qualcosa di straordinario intorno a noi. E io sono profondamente convinto che Dio ha un progetto che è infinitamente più grande di quello che noi crediamo. E voglio dirvi una cosa, prima di cominciare a insegnare. Se tu sei seduto qui o sei connesso in qualche modo con noi via internet, via Facebook, tu sei connesso con un progetto che è più grande di quello che io e te possiamo immaginare. Amen. A questo proposito, visto che qua c'è una sorella, sento che continua a dire amen, amen, quindi allora voglio invitare questa cara sorella che è Paola qui, perché lei ama moltissimo a parte gli scherzi, Paola ha condiviso con me qualcosa che io ho accennato a qualcuno, ma vorrei che dalla tua voce si sentisse, perché lei mi ha raccontato l'ultima volta che ci siamo visti di una coppia, non so se di pastori amici tuoi, che hanno ricevuto qualcosa per questo posto. E non voglio raccontarvelo io, perché io l'ho sentita di sua mano, ma è qualcosa che è accaduto un po' di tempo fa, e lei ha visto bene dirmela soltanto ora, però io voglio bene per questo, perché è biblico amare i nostri fratelli e soprattutto i nostri conduttori, i nostri pastori. A parte gli scherzi, ascoltatela, perché è una parola che mi ha toccato moltissimo e che vi chiedo di portare a casa come un tesoro, perché quando Dio promette qualcosa, Lui lo fa. No, non è amen, è amen. Sì, sono dei pastori che ho conosciuto e passavano qui da Venturina con la macchina. E il pastore disse: mi viene freddo, perché dice c'è un progetto enorme in questa terra. E lui non sapeva di né di Walter né di niente, non lo conosceva neanche. Solo passando per l'autostrada ha avvertito che in questa terra ci sarà un risveglio enorme. E infatti l'ho condiviso con Walter 20 giorni fa, Walter te l'ho detto. Ma non so perché non glielo ho detto prima, probabilmente non era il tempo. Credo che il tempo giusto sia stato proprio 20 giorni fa. Amen. Vero, i tempi, grazie Paolo. I tempi di Dio sono sempre perfetti. Amen. Ma il Signore ci dette una parola un po' di anni fa che noi mettemmo in alto nella vecchia sede, che era
quella parola di Isaia che dice: Dio coprirà di gloria la terra vicino al mare. E anche quando noi passiamo momenti di tribolazione, di difficoltà, anche quando ci lecchiamo le nostre ferite, quando meditiamo anche sulla nostra vita, no? Su quello che abbiamo fatto di giusto, quello che abbiamo fatto di sbagliato, alla fine di tutto la parola di Dio non passa mai. Gesù ha fatto una promessa, ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. È una buona notizia. Si sono svegliati, gloria. Bene. Noi la volta scorsa, dopo aver parlato del Vangelo, ci siamo fermati a Gerico. Vi ricordate quanti erano qui, quanti si ricordano? Abbiamo parlato brevemente, perché stavamo finendo, delle mura di Gerico, e abbiamo visto qualcosa, vi ricordate, sul corno e sulle trombe. Questa mattina voglio riprendere, ripartire da lì, apparentemente in un brano molto particolare con la scrittura, che sembra parli soltanto di un episodio accaduto molti, molti anni fa, ed è uno degli episodi più famosi della Bibbia. Forse è uno degli episodi che anche quelli che non camminano col Signore, ma conoscono qualcosa, delle cose di Dio conoscono, il crollo delle mura di Gerico, ok? Che è avvenuto in un modo particolarissimo, perché normalmente le mura cadono quando vengono bombardate o quando vengono colpite, qui invece sono cadute senza che apparentemente nessuno abbia fatto niente. Amen? C'è un Massimo che mi fa il segno del giro, ci hanno girato intorno. Ma vedrete che questo episodio, oltre che parlare direttamente a noi, dà delle risposte su delle domande. Io una l'ho messa su Facebook, ma l'ho messa chiaramente come provocazione, solo per stuzzicare un po' d'appetito. Poi ha scatenato un macello teologico, come al solito. Però l'ho messo solo per stuzzicare. E voglio condividere qualcosa con voi di quello che abbiamo fatto vedere. Per prima cosa, andiamo a leggere il brano che si trova in Giosuè 6. Poi vi dirò qualcosa di questo brano, ma vi accorgo che a un certo punto questo brano inizierà a parlare alla nostra vita pratica. Quanti sono contenti? Alla nostra vita pratica. Noi non andiamo a fare teologia, non ci interessa nemmeno imparare la storia della Bibbia. A noi interessa camminare con una persona, e questa persona si chiama Gesù di Nazareth. Non siamo qui perché vogliamo fare un cammino. I cammini si fanno sulle montagne, si fanno in riva al mare, è bellissimo. Noi siamo qui perché vogliamo vivere il regno di Dio, perché vogliamo conoscere il suo amore e vogliamo vedere il suo amore passare attraverso la nostra vita, influenzare persone, influenzare realtà. Quanti lo vogliono? Questo è il motivo per cui noi siamo su questa terra. Amen? Abbiamo detto anche all'incontro di discepolato mercoledì sera. Gesù è venuto a portare un regno. E Gesù un giorno ha detto: il regno di Dio non pensate che sia qua o là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio è qui. E quando il regno di Dio viene, il regno di Dio fa. Il regno di Dio si deve vedere, il regno di Dio si deve sentire, altrimenti non è il regno. E io più volte ho detto che dove c'è il regno di Dio troverai sempre la Chiesa. Ma non è detto che dove c'è la Chiesa tu trovi il regno di Dio. A volte ci sono realtà in cui tristemente dobbiamo guardarci intorno e dire: questo non è il regno. Ma Gesù ha detto: cercate prima, Matteo 6,33, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Amen, è una buona notizia. Questo brano parla a noi, vi accorgerete, che parla nelle nostre situazioni. Io so che ci sono delle persone che usciranno di qui, numero uno, molto incoraggiate, numero due, con una direzione. Perché mentre stavamo adorando il Signore, Dio mi ha fatto vedere che in mezzo a noi, forse anch'io, ci sono delle persone che sono come in un momento bloccate. In certe aree, che possono essere la famiglia, possono essere il lavoro, può essere un affetto, può essere uno studio, può essere un momento interiore in cui tu ti senti come bloccato. A volte non abbiamo direzione, a volte preghiamo e sembra che niente accada. So che a voi non è mai accaduto, ma a me è successo a volte di pregare e non aver visto risposta. No, non a voi, lo so, a me. A me? Appunto, sì, ho detto a me. Leggiamo questo brano e vi farò vedere qualcosa di come questo brano, apparentemente un episodio accaduto 2300 anni fa, parla oggi con una parola viva, e questo brano parla di Gesù. Tutta la scrittura parla di Lui. Anche il Vecchio Testamento parla di Lui. E ogni volta che tu vedi Gesù, le cose nella tua vita cambiano.
Ogni volta che lo Spirito Santo, attraverso la rivelazione o la parola di Dio, ti fa vedere Lui vivo, qualcosa nella tua vita cambia ed è destinato a cambiare per sempre. E questo accadrà ancora oggi. Amen? Giosuè capitolo 6 verso 1. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva, nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta, e così farai per 6 giorni. Io non torno adesso a parlare di questo perché lo abbiamo già spiegato la volta scorsa. Verso 4, e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti, ditelo con me, 7 trombe squillanti, ok? C'erano degli oggetti, ok? Quello che dovevano portare era l'arca del patto, e l'arca del patto veniva portata con delle stanghe, era molto pesante, e attenti, veniva alzata da terra dai sacerdoti, i quali posavano le stanghe sulle spalle e portavano l'arca del patto. Amen. L'arca del patto o l'arca dell'alleanza rappresenta Gesù Cristo. Dillo al fratello che hai accanto, così lo svegli. L'arca dell'alleanza rappresenta Gesù Cristo. Amen. No, torna indietro. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno, e sapete perché? Perché ne abbiamo parlato la volta scorsa. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte. E i sacerdoti suoneranno le trombe. Verso 5. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno, ok? Per 6 giorni dovevano portare l'arca, girare intorno alla città e suonare le trombe. Ma nel 7° giorno ci sarebbe stato il suono del corno. E quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno. E il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Verso 7. Poi disse al popolo: andate, girate intorno alla città e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe. E l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Guarda questo. Ogni volta la scrittura, questo brano continua a dire una cosa sola. Suonavano le trombe. Mi controlli se l'online funziona, per favore. I sacerdoti suonavano le trombe. In poche parole, quello che dovevano fare era girare intorno alla città e suonare le trombe. Verso 10. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, attenti qui, non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città. Guardate questo. Così fece fare all'arca del Signore, che rappresenta Gesù Cristo, il giro della città. Una volta, poi rientrarono nell'accampamento. Ok, guarda questo. Fanno il giro della città in silenzio. L'unica cosa che dovevano fare erano suonare le trombe, ma non dovevano parlare. Fecero il giro della città e rientrarono. Verso successivo. E vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto e i sacerdoti presero di nuovo l'arca del Signore. Verso 13. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano suonando le trombe durante la marcia. È strano questo. L'unica cosa, dovevano fare 2 cose, 3 cose.
1. Girare intorno alla città. 2. Portare l'arca del patto che rappresenta Gesù Cristo. 3. Suonare le trombe. Ma non dovevano parlare. L'avanguardia li precedeva e la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Vuol dire questo, che l'arca dell'alleanza era nel mezzo del popolo. Ok? L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva. L'arca del patto era dove? Nel mezzo. E durante la marcia i sacerdoti, ancora una volta dice la scrittura, suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Verso 15. Il settimo giorno, ditelo con me. Il settimo giorno, nella scrittura il 7 parla di compimento, completamento. 7 è il numero di Dio. Il settimo giorno si alzarono alla mattina allo spuntare dell'alba e fecero 7 volte il giro della città. In quella stessa maniera, soltanto in quel giorno, fecero il giro della città 7 volte. La settima volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore, guarda questo, vi ha dato la città. C'è una rivelazione. Ho i brividi, sento l'unzione dello Spirito Santo in questo. C'è una, non so se qualcuno di voi sente l'unzione di Dio, a volte sono dei brividi che ti prendono, ok? C'è una rivelazione tremenda qui. Finiamo. Verso successivo. Il popolo, verso 20, dunque gridò. Giosuè disse: gridate, il popolo gridò. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. Quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. È un episodio eroico, amen? Ma è strano conquistare una città così. Normalmente noi viviamo in una terra dove ci sono delle mura. Ci sono dei fratelli che vengono da Lucca, ci sono delle mura altissime, molto belle, molto grandi. E quelle mura venivano prese a cannonate. Qui invece il Signore dice: quello che dovete fare è prendere l'arca del patto, mettervela in spalla e metterla in mezzo al popolo, suonare le trombe, girare intorno alla città. 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni. Il settimo farete il giro 7 volte. E alla 7ª volta Giosuè, il capo del popolo, darà il via, voi griderete, le mura crolleranno. È particolare questa cosa. Amen. Addirittura qui hanno studiato, hanno detto che il suono delle trombe aveva sgretolato le mura durante i 7 giorni, quindi hanno tirate fuori di tutte. Ma in realtà qui c'è una rivelazione potente che possiamo ricevere attraverso lo Spirito Santo per la nostra vita. Quanti la vogliono? Ok, cominciamo, verso 15-16. Voglio farvi vedere una cosa, le parole che Giosuè usa. Il nome Giosuè in ebraico è Yehoshua, ed è lo stesso nome che si può tradurre con Gesù. Giosuè è colui che è subentrato a Mosè. Mosè muore e Mosè non ha dato la terra promessa a Israele. Mosè ha portato il popolo fuori dall'Egitto, ma il popolo è morto nel deserto. Quando Mosè muore, Giosuè prende il posto e Giosuè è colui che porta il popolo nella terra promessa. Mosè rappresenta la legge, Giosuè rappresenta Cristo, la grazia. Quando la legge finisce, entra in scena la grazia. La legge non ha il potere di portarti nella terra promessa. La legge è stata data soltanto per farti vedere che sei un peccatore e hai bisogno di un salvatore. Quando viene la grazia, i tuoi peccati vengono perdonati, tu puoi entrare in possesso della tua eredità e regnare. Dillo un po' più forte, un po' più forte. Giosuè, figura di Cristo, dice queste parole al popolo: gridate, perché il Signore non vi dà la città e nemmeno vi darà la città. Leggetelo come: perché il Signore vi ha dato. Dio ti ha già dato prima che tu ce l'abbia.
per mezzo della morte e della risurrezione di suo figlio. Lui ti ha dato salvezza, lui ti ha dato guarigione, lui ti ha dato liberazione. Non devi correre qua o là, tutto ciò di cui hai bisogno lui te l'ha già dato. E quando Giosuè ha detto queste parole di fede, le mura di Gerico erano ancora lì. Ma la Bibbia dice in Ebrei 11:1 che la fede è la sostanza delle cose che si sperano. E Giosuè sapeva che la città era già loro. Ci sono delle città, ci sono delle realtà che tu stai affrontando nella tua vita, e quello che stamattina Dio ti sta dicendo è: quello che tu devi credere è che quello che tu stai aspettando io te l'ho già dato. Perciò vi dico, tutte le cose che domanderete pregando, credete che le avete ricevute e le otterrete. Ve lo ripeto. Perciò tutto ciò che domanderete pregando, credete che già le avete ricevute, perché l'agnello immolato al Calvario ha detto: è compiuto, è finito. Non devi lavorare per averlo, devi soltanto credere ed entrare in possesso della tua eredità. Ma il diavolo in alcune situazioni ci parla nella mente e dice: quello che tu stai chiedendo è fuori dall'ottica di Dio. E questo è un modo per fermare la tua fede. Gesù ha detto tutte le cose, dillo con me. Non ha detto tutte le cose buone secondo te. Ha detto tutte le cose che voi domanderete pregando, credete non che le riceverete, ma credete che già le avete ricevute. Signore, grazie perché tu mi hai già dato Gerico. Ti faccio una domanda e non rispondermi: come si chiama oggi la tua Gerico? Non rispondermi. Si può chiamare malattia, si può chiamare mancanza di lavoro, si può chiamare divisione, si può chiamare povertà, si può chiamare crisi, si può chiamare in qualunque modo tu la possa chiamare. Come si chiama oggi la tua Gerico? Giosuè, Gesù ti sta dicendo: il Signore ti ha dato Gerico. Prova a fare un sorriso se ci credi. Se ci credi, fai un sorriso. Non batti un colpo. Se ci credi, fai un sorriso. Verso successivo. Attenti, che cosa vuol dire il nome Gerico? La parola Gerico in ebraico significa fragrante, profumato. Dillo com'è. La parola Gerico, Gerico, vuol dire fragrante e profumato. E guarda com'era fatta questa città. Numero uno, questa città si trova all'inizio della terra promessa. In poche parole, dopo 40 anni di deserto, il popolo finalmente passa il Giordano. Dopo 40 anni, una generazione per l'incredulità era morta nel deserto. Entrano nella terra promessa e finalmente si immaginano di trovare davanti le delizie di Canaan e si trovano un muro. Spesso quando il Signore ti fa una promessa, tu fai il passo di entrare, trovi un muro che ti dice: tu qui non entri. C'è qualcuno? Capite perché oggi Dio ti ha chiamato qui? Una città che non si poteva umanamente conquistare. Qualcosa che con i tuoi sforzi non puoi ottenere. Qualcosa di chiuso. Più tu cerchi di aprirlo e più le mura sembrano alte. La prima cosa che trovano è Gerico, ma la parola Gerico dice fragranza, profumo. Quanti vogliono vivere in un posto profumato? Quanti vogliono sentire il profumo di Gesù nella loro vita? E voglio farvi vedere una cosa: questo profumo era chiuso dentro le mura ed erano mura di pietra, chiuse. Seconda Corinzi 2:14-15 dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre, dite con me sempre, non qualche volta, dite sempre, no, dovete gridare come il popolo, sempre, che sempre ci fa trionfare in Cristo. Se tu vuoi vivere una vita di trionfo, è meglio che tu ti metta con me a seguire Gesù. Espande per mezzo nostro dappertutto il, ecco Gerico, il profumo della sua conoscenza. Quando la tua vita profuma di Gesù, le persone lo sentono.
Noi a volte preferiamo, anziché profumare e splendere, parlare. Ma quando la tua vita profuma di Gesù, non hai bisogno di parlare, perché le persone ti guardano e ti fanno la domanda che a molti di voi è stata fatta: che cosa hai tu che io non ho? Ma questo profumo è chiuso nelle mura. Ti capita mai di trovarti in alcuni momenti in cui dici: so che ho dentro Gesù per fede, perché in questo momento non sento nessun profumo, non sento assolutamente niente, chiuso nelle mura di Gerico questa fragranza, eppure la Bibbia dice: noi siamo davanti a Dio non un mucchio di letame. Ci sono chiese in cui i pastori continuano a ricordare alle persone di essere dei peccatori, quando la nostra natura di peccato è stata inchiodata 2000 anni fa sulla croce, e Paolo dice: noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù, noi siamo il profumo di Cristo davanti a Dio. Puoi dirlo con me stasera? Io sono il profumo di Cristo, che io ci creda o no. A differenza di quello che io possa fare, io sono il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza. Le persone sentono il tuo profumo. Che cosa hai tu? Che cosa è questo buon profumo? Jesus number 5. Correte, però andate in fondo, perché io altrimenti qui impazzisco. Ok? Voglio farvi vedere un altro piccolo esempio. Marco 14,3. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro. L'alabastro è una pietra, pieno d'olio profumato, di nardo puro e di gran valore. Rotto l'alabastro, ditelo con me. Non svitò il tappo. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. E in Giovanni, nello stesso episodio, è scritto: e il profumo riempì la casa. Vuoi che il profumo di Gesù riempa la casa, riempa il tuo luogo di lavoro, riempa dove tu vivi? Il profumo di Cristo non dipende dalle tue opere, dipende dal fatto che dentro quel vaso di alabastro c'è Lui. E il vaso di alabastro è come Gerico: perché il profumo esca, il vaso deve essere rotto e le mura devono crollare. Come si fa a rompere l'alabastro? Perché noi a volte sentiamo l'alabastro, ma non sentiamo il profumo che è chiuso dentro. A volte il nostro cuore è duro, è indurito, perché abbiamo affrontato delle Gerico e siamo scoraggiati perché le mura sono troppo alte. Buongiorno, bella gente. E il cuore a volte diventa indurito, perché le sconfitte, perché le frustrazioni prendono il sopravvento, e il cuore che un tempo era così morbido diventa duro. Ma c'è una buona notizia: quel vaso si può rompere e quelle mura possono crollare. E se tu sei qui è perché il Signore vuole parlarti per far crollare le tue mura questa sera. Io so che ci sono delle persone qui che stanno per entrare in ciò che è stato chiuso per anni. Sai che Dio te l'ha promesso, ma ci sono le mura. Amen. Questa parola è una parola ebraica e si trova all'interno della parola Gerico. La radice della parola Gerico è Ruah. E la parola Ruah vuol dire respiro o anche spirito. Ma la parola Ruah inizialmente vuol dire respiro. Quando le mura crollano, Dio ti dà respiro. Ti capita mai di trovarti in situazioni di ansia dove sembra che ti manchi il fiato? Dove senti un'oppressione intorno a te, che quasi respiri fisicamente ma non riesci a respirare, c'è qualcosa che ti opprime. E la parola Gerico vuol dire fragranza, profumo, ma vuol dire anche respiro. La prima cosa, ascolta questa, quando Dio crea Adamo, è scritto: soffiò nelle sue narici una ruah di vita. Dio vuole farti respirare, vuole che intorno tu abbia aria. A volte Gesù un giorno ha detto: non state in ansia.
L'ansia di vedere le mura è quella che ti toglie l'aria. Eppure questa città che sembrava inconquistabile vuol dire fragranza e vuol dire aria, respiro. Dillo con me, stasera Dio vuole darmi aria. Il diavolo farà sempre qualcosa per toglierti l'aria intorno, per chiuderti in delle mura e dirti tu qui non puoi entrare e toglierti il respiro. Ma Dio ha mandato il suo respiro, lo Spirito Santo, per farci vivere. In Adamo, nel primo Adamo, è stata soffiata aria, ma a noi è stato soffiato il suo spirito. In Adamo è stato soffiato aria e è scritto che il primo Adamo divenne un essere vivente. Ma Paolo in 1 Corinzi 15 dice, noi non abbiamo ricevuto solo aria, noi abbiamo ottenuto non la Ruach, ma la Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, perché il secondo Adamo divenne spirito vivificante. Noi non siamo esseri che respiriamo e basta, noi siamo esseri che hanno una vita che non può essere contenuta dentro di sé. E in questa città, in questo passo, Dio ci sta cominciando a parlare e ministrerà adesso alle vostre vite, per le vostre situazioni, non solo perché voi conquistiate Gerico, ma perché mentre conquistiate Gerico, voi scoprite chi Lui è. E quando scopri chi Lui è, quasi ti dimentichi di Gerico. Siete pronti? Ok, prossima settimana andremo avanti con il resto della preda. Giosuè, torniamo un attimo indietro, attenti, riprendiamo il nostro brano perché staremo solo qui. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta, così farai per 6 giorni, e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Ok, parliamo un attimo delle trombe. Queste trombe, il corno che doveva suonare il 7° giorno, vi ho detto l'altra volta, il corno è il corno di un agnello ucciso. E rappresenta l'agnello immolato, Gesù Cristo. Perché Giosuè disse, il Signore vi ha dato la città? Perché il corno rappresenta, Lui ha compiuto ogni cosa affinché tu erediti ogni cosa. Non lo erediti perché sei buono, non lo erediti perché sei cristiano, lo erediti perché Lui lo ha conquistato per dartelo, per fede. Quando tu cominci a camminare per grazia e per fede, tu puoi entrare in possesso della tua eredità, perché è già tua. Il Signore vi ha già dato la città, Dio vi ha già dato il suo regno, Dio vi ha già dato ciò che voi state aspettando. C'è solo da fare una cosa, come dice Corrado Salmè, semplicemente credi. Questo amen sia io credo. Io credo. Questo è il giorno della conquista, dillo con me. Questo è il giorno in cui finisce il mio tempo in cui non respiro. Questo è il tempo in cui le mura di quella Gerico devono crollare. Amen. Perché Dio me l'ha già dato. Lo credi tu che Dio te l'ha già dato? Se Dio te l'ha promesso, Lui te l'ha già dato. E avverrà che quando suoneranno a distesa il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe e tutto il popolo lancerà un grido. Attenti. Voleva dire questo. Quando suonerà il corno, starete dicendo l'agnello è morto. Che cosa è il corno? È preso da un agnello che è stato ucciso. Paolo ha detto nella prima lettera ai Corinzi, quando noi facciamo la Santa Cena, verso successivo, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi suonate il corno. Voi annunciate che cosa? La morte del Signore. Vuol dire questo, che ogni volta che fai la cena del Signore con il pane e il vino, tu devi annunciare, Lui è morto perché io abbia salvezza. Lui è morto perché io abbia redenzione. Lui è morto perché sia redento dalla maledizione. Lui è morto perché io sia guarito. Lui è morto perché io abbia liberazione. Lui è morto perché io abbia la mia Gerico. Prova a dirlo più convinto. Questo voleva dire il 7° giorno, il giorno del compimento, Lui ha compiuto ogni cosa, voi suonerete il corno dell'agnello ucciso, cioè state annunciando, l'agnello è morto. L'agnello è morto ed è risorto e noi entriamo in possesso della nostra eredità. Queste trombe, avete presente le trombe? L'unica cosa che dovevano fare per 6 lunghi giorni era suonare le...
Che cosa sono queste trombe? L'altra volta ve l'ho soltanto accennato. Il nome di queste trombe è un nome che tutti voi conoscete ed è Shofar. Sono delle trombe che venivano utilizzate in un giorno particolare. Guardate dove si parla di queste trombe. Nel libro del Levitico è scritto così. Conterai pure 7 settimane di anni. Quanto fa 7 per 7? 49. Cioè 49 anni. E queste 7 settimane di anni, questi 49 anni, faranno un periodo di... Okay. Poi il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba. Ecco, sono le trombe di Gerico queste. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, che non è quello purtroppo che la Chiesa Cattolica ha istituito ogni 25 anni, non ha niente. Questo era, ogni 50 anni veniva celebrato un giorno chiamato giubileo, attenti a questa parola, in cui ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Voleva dire questo, in quel 50° anno chiamato il giorno del Signore, il giorno del giubileo, tutto ciò che tu avevi perso ti era stato portato via, ti era stato rubato, ti era stato confiscato, se eri diventato schiavo ritornava in tuo possesso, se eri diventato schiavo tornavi libero, se ti era stato confiscato qualcosa ritornava a te, se avevi perduto delle proprietà ti dovevano essere restituite. Era un anno di recupero e di riscatto. Quando Gesù in Esaia 61 dice lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto per evangelizzare i poveri, e poi alla fine dice per proclamare l'anno di grazia del Signore, ed è questo. Per oggi non è più un anno, oggi è un'era. Da quando Gesù Cristo è morto è iniziato un giubileo in cui il Signore dice adesso io ti rimetterò in possesso di tutto ciò che il diavolo ha rubato nella tua vita. Tu recupererai il doppio di tutto ciò che tu hai perso nella tua vita. Quando suonavano le trombe, nell'anno del giubileo, lo shofar voleva dire è arrivato l'anno del riscatto, è arrivato l'anno del recupero, è arrivato l'anno della restaurazione, ed è arrivato l'anno in cui i prigionieri diventano liberi, in cui i poveri tornano ricchi e in cui chi è orfano ritorna in una famiglia. Gesù è venuto non per darci un anno, ma per darci una vita di giubileo. Il popolo di Israele doveva entrare in Gerico e il Signore dice prendete le trombe del giubileo e suonatele. Voglio farvi vedere qualcosa, vai avanti. Poi il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba del giubileo. Quella parola giubileo in ebraico è teruah, e teruah vuol dire gridare. Che cosa dice Giosuè? Nel 7° giorno voi dovete... Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Queste trombe rappresentavano, il corno rappresentava che l'agnello è stato ucciso, Gesù è morto e noi siamo eredi, amen, per grazia. Le trombe annunciavano questo è un giorno di giubileo, questo è un giorno di recupero, questo è un giorno in cui torniamo in possesso della nostra eredità. Vai avanti. Adesso voglio farvi sentire il suono di questa tromba, come doveva essere suonata. Volete sentirlo? C'è una rivelazione bellissima, fallo partire. Non si apre? Beh, non, fatelo, tanto possiamo sentirlo dopo. Vediamo se funziona.
fondamentale, non è fondamentale, ve lo spiego se non si sente, ma ha funzionato fino ad ora. Beh, se non parte rimetti il PowerPoint, non preoccuparti. Questo suono era articolato in tre parti. La prima volta era un suono troncato, bloccato. La seconda volta erano 9 suoni veloci, uno dopo l'altro, come un clacson, e il terzo era un suono molto lungo. Il primo suono troncato rappresenta la vita del Figlio di Dio troncata al Calvario. Il secondo suono erano 9 suoni molto brevi, sono i 9 doni dello Spirito Santo. E l'ultimo suono lungo è il suono che rappresenta il Padre. Nel suono dello shofar c'era la Trinità. Ma non importa se non senti, rimetti, voglio tornare alla predica. Ok, vai avanti. Avanti. Ok? Bene. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, non vi esca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta, poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Arrivo qui e chiudo, ma questa è la parte che mi interessa di più. Giosuè capì che Gerico era il suo problema. Ognuno di noi ha una Gerico stasera. Amen. Dovevano prendere, sollevare l'arca, girare intorno alla città, non dire niente ed ascoltare le trombe. Quello che il Signore sta dicendo qui è: innalza Gesù Cristo e mettilo nel mezzo della tua vita. L'arca del patto doveva stare nel centro del popolo. Innalza Gesù anche quando sembra che niente stia accadendo. Non ti distrarre, cerca di seguirmi. Perché queste cose qui possono cambiare la tua vita se tu le metti in pratica. Numero uno, alzate l'arca del Signore e mettetela in mezzo al popolo. Comincia a lodare, ad innalzare Gesù davanti al tuo problema. Non innalzare il problema, innalza l'arca. Le mura sono già abbastanza alte di tuo, comincia a lodare Dio. Perché lo lodi? Perché lui ti ha già dato la città. La lode rappresenta il fatto che io ho già ciò che Dio mi promette. Numero uno, innalza Cristo e mettilo nel mezzo del tuo problema. Due, comincia a girare, attenti qui, c'è una rivelazione tremenda, comincia a girare con l'arca intorno alla città, comincia a guardare il tuo problema con Gesù. Comincia a girare intorno al tuo problema con Gesù. Noi spesso lo facciamo da soli. Quante volte abbiamo un problema e noi passiamo ore a pensare a quel problema e in quel modo ci manca il fiato. Il Signore sta dicendo: fallo, ascolta me, posso dirti una cosa? Non puoi smettere di pensare al tuo problema. Non farlo perché non ce la farai. Più tu cerchi di non pensarci e più ci pensi. Il Signore ti sta dicendo: non devi forzarti a non farlo, ma voglio che tu lo faccia con me. Comincia a portare me intorno a quel problema e comincia a pregare intorno al problema. Poi vai a dormire. Ascolta, non è accaduto niente. Il primo giorno l'hanno fatto e non è accaduto niente. Quante volte hai pregato per una situazione e non è accaduto niente? Dimmelo. Ok, il giorno dopo l'hai rifatto e c'è una buona notizia, che non è accaduto niente. Allora hai detto: ok, ci pregherò per 6 giorni di fila. Hai girato intorno a questo problema con il Signore pregando per 6 giorni e non è accaduto. Un giorno Gesù ha detto: continuate a cercare e troverete, continuate a bussare e vi sarà aperto. Continuate, vi ricordate? E poi ha parlato di una parabola di quella vedova che andava dal giudice tutti i giorni a spaccargli la testa, di fammi giustizia contro il mio avversario, fammi giustizia contro il mio avversario, e lui non rispondeva. E a un certo punto il giudice dice: io non ho timore di Dio, non mi interessa nemmeno questa donna, ma purché non venga a rompermi la testa, io credo nell'originale avesse detto un'altra forma, ma insomma, purché non venga a rompermi la testa tutti i giorni, io le darò quello che vuole. E Gesù dice: se questo giudice ingiusto
ha dato a questa donna ciò che lei chiedeva, quanto più il Padre vostro darà ciò che gli chiede, che chiede a coloro che gridano giorno e notte. Ora, perché Gesù ha detto dovete continuare a pregare? Se noi sappiamo che dal momento che preghiamo, Dio sa già di cosa abbiamo bisogno e Lui ha promesso di esaudirci. È una buona domanda? Forse che Dio è capriccioso e vuole vederci sputare sangue e dire quando ti vedrò blu in terra, esaurito dalla preghiera, ti farò grazia, perché di la verità, tutti noi l'abbiamo pensato. Ma se mi puoi rispondere subito, ma perché devo girare per 6 giorni intorno a una città e tornare la sera nelle tende stanco senza che sia successo niente? È una buona domanda, me le sono fatte solo io. La risposta è questa. Mentre ogni giorno sembra che non accada niente, accade qualcosa dentro di te. Ci sono delle mura interne che crollano mentre noi cominciamo a cercare le vie di Dio. Paolo ha detto in Romani 8:32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ognuno di noi, come non ci darà ogni cosa con lui? È vero o no? Quando il Signore vuol darci qualcosa, non vuole darci solo quella cosa, vuole darci cose che noi non abbiamo chiesto e non chiederemmo mai. Ad esempio, che cambi il nostro cuore. Mentre ogni giorno tu giri intorno con Gesù alle mura, cambi tu. Perché se non cambi tu, non saprai vivere nella Gerico che Dio ti dà. E Dio è troppo interessato a ciò che c'è dentro di noi, perché ciò che c'è dentro di noi determina ciò che c'è fuori di noi. E il Signore ci insegna la pazienza, non perché vuole farci diventare pazienti, ma perché in questo processo in cui noi cominciamo ogni giorno a girare con la preghiera, mettendo Gesù al centro, intorno al problema, accade qualcosa dentro di te. E il diavolo farà di tutto purché tu non lo faccia. Ti sta dicendo, hai pregato e non è accaduto niente. Io vi dico, loro hanno girato e non è accaduto niente, o almeno apparentemente non è accaduto niente. Vai avanti. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano, non dovevano parlare. Non dovevano fare niente, dovevano fare solo una cosa, ascoltare le trombe. Qui c'è una rivelazione. Ogni giorno mentre tu giri intorno al tuo problema con Gesù, mentre affronti in preghiera il tuo problema, devi fare solo una cosa, devi ascoltare le trombe. Che non vuol dire che devi prenderti dei trombettisti e te le devi mettere in casa mentre suonano e tu stai lì a girare per la stanza. Vuol dire, la Bibbia dice che il Vecchio Testamento è un'ombra, sono dei simboli, ma il Vecchio Testamento ci dice cosa rappresentano le trombe. Chi vuol sapere cosa sono le trombe? Vai avanti. Guarda questo. Prima Corinzi 14:6-8, Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, dice questo. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche? 4 cose. Rivelazione. Quello che voi state ricevendo oggi è una rivelazione. Oppure una conoscenza. Oppure una profezia. Oppure un insegnamento. State attenti. Perfino le cose inanimate che danno suono come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Attenti. E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Cosa sono le trombe? L'insegnamento. Tu sei qui stamani per ascoltare le trombe. Le trombe sono queste 4 cose. Rivelazione, conoscenza, profezia, insegnamento. Quando un insegnamento parla alla tua vita, la cosa migliore che puoi fare è ascoltarlo tutti i giorni. Mentre giri intorno al tuo problema con Gesù pregando ogni giorno, riascolta quell'insegnamento. E il giorno dopo cosa dovevano riascoltare? Le? E il giorno dopo riascoltalo, riascoltalo, riascoltalo. Riascoltalo, apparentemente non succede nulla. Voglio darvi un'altra immagine. Un giorno Gesù vede un fico, vi ricordate? Cerca dei fichi e non ci sono. C'era Pietro e i discepoli e ha scritto che Gesù maledì il fico. Quanti se lo ricordano? Gesù dice, possa mai più nessuno mangiare da te frutto in eterno. Si è seccato il fico? Risposta, no. Non è accaduto niente, ma la mattina dopo, quando sono andati al fico,
il fico era seccato. Mentre tu stai girando intorno alla tua Gerico, apparentemente non sta succedendo niente. Stai pregando, stai mettendo Gesù al centro, non tu. Cioè, Signore, io voglio pregare con te. Voglio cominciare a pensare, tanto ci penso lo stesso. Voglio cominciare a pensare a questo problema, ma lo faccio con te. Signori, voglio pregare con te ogni giorno. E nel frattempo tu mi hai detto di ascoltare le trombe. C'è un insegnamento che vi ha parlato e io ogni giorno vado e clicco. Vado e clicco. Vado e clicco. Vado e continuo a pregare. Vado e ogni giorno ascolto le trombe. Apparentemente non sta succedendo niente. Avanti. Verso 3. Così farai per 6 giorni. Questi 6 giorni possono essere 6 giorni, un mese, 2 mesi, qualche anno. Non sta apparentemente succedendo niente. E umanamente che cosa fai tu? Ti scoraggi e smetti. Ma il Signore dice, 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe. Cioè, che Gesù sia al centro e che tu ascolti insegnamento, profezia. Per quale motivo tu vieni in chiesa la domenica, se non per questo? Per ascoltare le trombe. Perché oggi una tromba, domenica prossima un'altra tromba, un'altra tromba, un'altra tromba e un'altra tromba. E un giorno il Signore ti dirà, ora grida. Voglio dirvi qualcosa di questo grido. Vai avanti. Guarda perché le trombe. Le trombe sono l'insegna. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti. Salvare qui vuol dire guarire, liberare, benedire, ok? Attraverso la pazzia della... attraverso le trombe, non attraverso le bombe. Non ha detto colpite le mura. Ha detto ascoltate le trombe, ascolta l'insegnamento. Ascolta la profezia. Ascolta la parola di conoscenza, ascolta la rivelazione, ma non ascoltarla un giorno, perché voi ora ascoltate, poi uscite di qui. Domani prendi la registrazione e rimettila. E prega intorno al problema portando Gesù al centro. Domani l'altro rimettilo, rimettilo. Lo sai cosa accade? Che dentro di te si edifica la fede di Dio. Ascolta. Paolo ha detto in Romani 10:17, la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Cristo. Ogni volta che la parola, la profezia, la rivelazione entra nel tuo cuore, edifica la fede. Ma il Signore ti dice, stai zitto ancora, continua a girare intorno al problema. Sentite la sapienza divina, non pregare, gira intorno al problema. Cioè, pensaci, ma metti Gesù al centro. E ogni giorno ascolta la predicazione, ascolta la predicazione, ascolta la predicazione. Quei suoni hanno probabilmente sgretolato le mura dalle fondamenta, giorno dopo giorno dopo giorno. Apparentemente non è successo niente. Vi faccio una domanda, se si fossero fermati al 5° giorno, a quale giorno ti sei fermato tu? Perché hai smesso di girare intorno a Gerico? Perché hai smesso di alzare su Gesù Cristo e lo tieni in basso nella tua vita? Perché non riprendere il Signore e dire, Signore, ti rinnalzo nella mia vita, ti rimetto al centro di ogni cosa e comincio a girare intorno alla mia Gerico? Facendo che cosa? Ascoltando ogni giorno l'insegnamento, non leggendo solo la Bibbia, ascoltando profezia, cioè la parola rema, la parola viva. Quello che tu stai ascoltando stamani non è logos, è rema, è una parola diretta alla tua vita. Quanti la riconoscono come una parola per te? Tu devi prendere questa parola, se Dio sta parlando alla tua vita, e ogni giorno la devi ascoltare. Fai squillare le trombe oggi, domani, domani l'altro, e aspetta a pregare. Un giorno, ascoltami, sentirai dentro di te che la fede di Dio deve venire fuori. E quel grido è, io ti chiaro che questo lavoro adesso è mio, nel nome di Gesù. Ma se tu lo dici con la tua fede, non accadrà niente. Ma se è la profezia, l'insegnamento che sta edificando la tua fede, perché la fede viene, ascolta, la fede viene vuol dire che non è mia. Ascolta qui, sto chiudendo e me ne vado. Se la fede viene dall'udire,
Se la fede viene, vuol dire che non è la mia fede, è la sua fede. Ditelo con me, non è la mia. E come avviene, come arriva a te quella fede che un giorno ti farà gridare, è mia Gerico? Dall'udire ogni giorno le trombe. Perché il diavolo cerca sempre di trovare qualcosa purché tu non venga qui ad ascoltare la parola. Tu non vieni qui per adempiere un dovere. Perché se tu te ne vai a fare una passeggiata, Dio ti ama lo stesso. E non stai nemmeno venendo qui perché onora e santifica il giorno del Signore. Quello era il sabato, è la legge. Tu stai venendo qui perché vuoi bene alla tua vita. Perché non vuoi vivacchiare e vuoi ascoltare qualcosa che ti mette in grado di conquistare nella tua vita. Questo è regnare. E il Signore ti sta dicendo, primo, mi hai appoggiato in basso nella tua vita, prendimi e rimettimi su. Innalzami di nuovo. Numero due, comincia a girare ogni giorno intorno, ma aspetta, non usare la tua fede. Usa la mia fede. Abbiate la fede di Dio, ha detto un giorno Gesù. E poi ha detto, tutto quello che domanderete pregando lo otterrete, ma non con la vostra fede, con la mia. E non è che tu te ne stai sdraiato così e la fede arriva. Tu devi girare intorno al problema con Gesù. E devi ogni giorno ascoltare quelle quattro cose lì, finché non ti si piantano non qui, ma qui. Un giorno lo Spirito Santo ti dirà, ora grida. Adesso verrà un giorno in cui ti alzerai e dirai, so che è mio. E lo sai che lo sai, che lo sai, che lo sai, nessuno te lo può dire, ma Dio ti sta dicendo, sono tutte corrose. Di soltanto una parola e il mio servo sarà salvato. Di soltanto una parola e quelle mura crolleranno. E dopo sei giorni in cui apparentemente non era successo niente, Gesù disse, gridate ora. Il popolo gridò e le mura crollarono. E in quel tempo in cui sembra che niente accada, crollano le mura del tuo cuore. In modo che quando tu entrerai in quel luogo, tu sia una persona diversa. Dio non è solo interessato a darci cose, perché può darci cose che noi roviniamo per il nostro cuore duro. Il Signore vuole insegnarci le sue vie nel cuore. Ecco perché, immaginate questo popolo, gira un giorno ascoltando le trombe, l'insegnamento, la sera, con che frustrazione. La città di Gerico non era su Vereto. Per fare il giro è scritto che tornarono la sera, vi ricordate? Ci voleva un giorno. A portare Gesù l'arca ogni giorno. Tornare stanchi e non è successo niente. La mattina ti svegli, apri la tenda e le mura sono lì. Come ti senti tu? Ho pregato e non è successo niente. L'hai mai detto? Ho pregato, ci ho pregato tanto, poi io quel tanto lo vorrei vedere. Ma so. E non è successo niente. E il Signore ti sta dicendo, l'hai capito perché? Gerico è già tua, però il tuo cuore voglio che diventi mio. Ascoltami, questa è una parola per qualcuno qui e per qualcuno a casa. Gerico è già tua, ma in questo tempo in cui tu giri con me intorno alla città, ci facciamo la passeggiata intorno a Gerico con io al centro del tuo cuore, il tuo cuore diventa mio. Così avrai Gerico e avrai me. Avrai Gerico, perché se non hai lui, dopo che hai Gerico, più in là ci sarà un'altra Gerico. Ci sarà un Goliath. Ci sarà un Giordano da passare. E il Signore ti dice, ma se in quel tempo in cui tu ascolti la parola di Dio che edifica la mia fede in te, e ogni giorno tu senti quelle mura che sgretolano, io l'ho fatto, io ho pregato per il mio lavoro per un anno intero. Ogni giorno di quell'anno io sono andato con Gesù a pregare per il lavoro che io non avevo, non ero nemmeno abilitato. E il diavolo mi diceva, e se tra un anno tu non passi l'esame? C'erano 200 posti ed eravamo 11.000, qualcosa del genere. E ogni giorno che pregavo il diavolo veniva lì e mi diceva, e se tu non passi quell'esame? E io cosa facevo? Prendevo delle cassette sulla fede e le mettevo. E non sapevo questo. E ogni giorno ascoltavo. Poi prendevo Gesù e dicevo, adesso Signore, io e te,
cominciamo a girare intorno al mio lavoro di insegnante, che non c'è ancora, con te, fammi vedere tu. Ogni giorno io sentivo dentro di me la sostanza della fede che aumentava. Arrivai a un punto in cui un giorno, ascoltate, mentre ero accanto al letto e pregavo, era quasi un anno, era tangibile quel lavoro, io sapevo che era mio. Non mi dite perché, perché me lo diceva lui. Io sapevo, ma non ce l'avevo, non ero abilitato, non era niente. Un giorno ebbi una visione e vidi me seduto su una cattedra in una classe con la volta a botte, che non esistono classi con le volte tonde. Io mi alzai e dissi, io sono un insegnante. Quello è Grida. Ormai la fede di Dio era dentro di me, ce l'ho. E cominciai a saltare, mi ricordo che saltavo per la stanza a dire grazie, lo sono, lo sono, lo sono. Non era un autoconvincimento, era la fede che ogni giorno girare intorno e ascoltare l'insegnamento aveva prodotto dentro di me. Qualche mese dopo fui chiamato in una scuola di Pisa, entrai in una classe, mi misi a sedere, alzai gli occhi e la volta era tonda ed era quella classe che io avevo visto. E quando il primo bimbo venne e mi disse, professore, nessuno mai mi aveva chiamato così. Il Signore mi disse, hai capito che cos'è la sostanza delle cose che si chiedono? E sai, quando vivi questo, non c'è niente che ti insegna come questo. Ti faccio una domanda, vale la pena ogni giorno ascoltare? Fatti ascoltare l'insegnamento. Vale la pena il giorno di domenica, 2 ore, andare ad ascoltare, non un sermone religioso, ma Dio che ti sta parlando. Perché forse di tutte le cose che ho detto, ce ne saranno 2 che hanno toccato il tuo cuore. Tu stasera vai con quello. E io ti dico, riprendi questo insegnamento che io metto gratuito e disponibile sia su Facebook che su YouTube. E ogni giorno torna alla tua Gerico. Perché alcuni di voi hanno smesso di girare intorno a Gerico. Ma Dio non si è dimenticato. E il Signore vuole darvi tutto questo. Ogni giorno passa tempo con Gesù intorno al problema. Giraci intorno. Oggi non accade nulla, domani non accade nulla, ma tu continui. Nel frattempo ascolti la parola, ascolti rivelazione, ascolti profezia. E dentro di te lo Spirito Santo comincia a creare quella fede. Viene un giorno in cui ti alzi in piedi e dici, ora è mio. E dichiaro, perché noi a volte proclamo. Viene un giorno, cosa disse il Signore? State zitti. Quanto dentro di voi Gesù dirà, Giosuè, gridate, fatelo, e Gerico sarà vostra, senza fatica. E nel frattempo, tu hai Gerico, e Gesù ha un po' di più il tuo cuore. Amen? Alziamoci in piedi, dai. Facciamo un applauso a Lui, a Lui. A lui. Voglio che vi prendiate per mano perché ce ne andiamo, siamo però perfettamente in orario. Prendetevi per mano, dai, anche a casa, soprattutto quelli soli a casa, prendetevi per mano. Chiudete i vostri occhi un attimo. Voglio che con l'aiuto dello Spirito Santo visualizzate la vostra Gerico. Che cosa è oggi la tua Gerico? Forse quella difficoltà con tuo figlio? Forse quella malattia? Una domanda, Gesù può guarire in un istante il cancro? Certo, certo. E spesso lo fa. Sono state delle guarigioni la scorsa volta, ma testimonianze le facciamo la prossima volta perché non c'è tempo adesso. A volte il Signore guarisce. Sei guarito? A cosa? Dai, ormai raccontacelo qui veloce, dai, vieni qua. È colpa di tua moglie, la moglie che Dio ti ha dato. Da 2 anni al disco che dovevano essere operati. Sparito tutto? Tutto. Dai, fai un applauso al Signore. Se vi ricordate c'era stata una parola di conoscenza che parlava della schiena, vi ricordate? Dai, ormai le possiamo fare 2 velocissime? Mariangela, qui veloce. È colpa di Rita, non è colpa mia. Vieni. Sì, non importa. Il Signore ha toccato la volta scorsa soprattutto le articolazioni e tu avevi un problema che non ti permetteva di chiudere le mani. All'artrosi alle mani e non riuscivi a chiuderle.
Puoi far vedere adesso come funzionano le tue mani? Funzionano, si chiudono. Dai, fai un applauso a Dio, dai. Eppure a volte, gloria a Dio, eppure a volte sembra che la malattia rimanga lì. In quel caso comincia a girare intorno a Gerico, perché quella guarigione il Signore te l'ha già data. Chiudi la bocca del diavolo, metti Gesù al centro, ascolta l'insegnamento ogni giorno e comincia a girare ogni giorno intorno a Gerico. Dai, prendetevi per mano velocemente, preghiamo un attimo, andiamo via. Visualizza la tua Gerico. Può essere un esame che non riesci a affrontare, può essere qualcosa che sai che è la tua eredità. E di al Signore: Signore, io alzo di nuovo l'arca dell'alleanza, io ti innalzo di nuovo nella mia vita. Di al Signore: Signore, io da oggi torno ad innalzarti nella mia vita. Ti ho messo a terra, ma adesso ti innalzo e ti metto al centro del popolo. Ti metto di nuovo non ti metterò al primo posto della mia vita, ma tu non vuoi stare al primo posto, tu vuoi stare in mezzo ad ogni cosa, come il prezzemolo. E ogni giorno torna a girare, popolo, torna alla tua Gerico. Dio non si è dimenticato delle sue promesse, ti sta dicendo: torna a girare, verrà il giorno in cui io edificherò la mia fede dentro di te e tu potrai dire: ce l'ho, è mio. Non ti scoraggiare. Oggi nell'adorazione Dio ha parlato di non scoraggiarci, vi ricordate? Ci ha rialzato e con la predicazione ci ha di nuovo rimesso in moto. Vi sentite in moto? Cantiamo questo canto, perché in mezzo alla tempesta Lui è lì. Amen. C'è una cosa la più importante che dobbiamo fare prima di uscire da qui. La terra promessa rappresenta il regno di Dio, ok? Entrare e vivere nel regno di Dio. Ma Gesù ha detto: se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Io vorrei che chi è qui nuovo per la prima volta, la persona che lo ha accompagnato qui, portasse qui con me per fare una semplice preghiera le persone che sono qui per la prima volta, perché possiate ricevere Gesù Cristo. Anche se credete in Gesù da tanti anni, è una semplice preghiera che facciamo. Mettetevi qui, qui, qui verso di me, prendetevi per mano, semplicemente per mano, prendetevi per mano, prendetevi per mano, prendetevi per mano, prendetevi per mano, per mano, per mano. Gesù ha detto che chiunque lo riceve nel proprio cuore, con il cuore, nasce di nuovo dallo Spirito Santo ed entra nel regno di Dio. La salvezza è un dono. Paolo ha detto agli Efesini: e questo non viene da voi, è il dono di Dio. La vita eterna, la vita nel regno di Dio, la presenza di Dio nella nostra vita, la salvezza, il perdono dei peccati sono un dono. E per nascere di nuovo basta fare una cosa: aprire il cuore a Gesù e dire: Signore, oggi
ti riconosco nella mia vita. Vi chiedo di chiudere gli occhi e aprire il cuore. Semplicemente aprite il cuore. Apri quelle mura, quel vaso di alabastro. Apri quel cuore. E a voce alta, ma con il cuore, dite a Gesù queste parole. Gesù, io oggi realizzo che tu sei ciò di cui io ho bisogno. Io credo con il mio cuore che tu sei il figlio di Dio, che sei morto su una croce per tutti i miei peccati e che dopo 3 giorni Dio Padre ti ha risuscitato dalla morte. E oggi ti accetto nel mio cuore. Entra nella mia vita. Riempi la mia vita. E in questo momento io sto nascendo di nuovo per la potenza dello Spirito Santo. E sto vedendo il regno di Dio. E sono entrato nel regno di Dio. Grazie perché da oggi, grazie a Gesù, non ti chiamerò più Dio. Non ti chiamerò più Signore, ma ti chiamerò Padre. Babbo, grazie per avermi salvato e avermi dato la vita eterna, nel nome di Gesù Cristo. Benvenuti nel Regno di Dio. Possiamo fare un applauso?